Stefano Candiani, perché la Lega Nord insiste nel chiedere la responsabilità civile per i magistrati? Perché come tutti i cittadini ci devono essere delle garanzie, sia nel momento in cui si è davanti alla giustizia, sia nel momento in cui si esercita la giustizia in nome del popolo. Abbiamo purtroppo esempi, non sempre lontani nel tempo, ma anche recenti, di casi giudiziari con cittadini che subiscono la giustizia perché da parte ovviamente di chi in questo caso deve amministrarla non vengono tenuti in conto tutti i diritti e vengono commessi degli abusi. Quindi ci devono essere dei ristori dei danni. Chi amministra è chiamato ad essere responsabile, chi fa il medico lo stesso, e quindi è giusto che anche chi amministra la giustizia in nome del popolo, se ne abusa, sia chiamato a risponderne. Esistono formule di garanzia, come nel caso dei medici, che prevedono le assicurazioni, che ristorino poi il danno se viene creato. Non si capisce perché questo non possa esistere anche nel campo della giustizia. Ed è anche un diritto e una garanzia nei confronti dei magistrati. Togliere definitivamente dal campo il ricatto che ogni governo comunque si trova ad avere sul tavolo nei confronti della magistratura è una cosa importante. Fare il giudice è una cosa molto seria, non possiamo assistere sempre a dei governi che poi prendono e usano questa materia, la responsabilità civile, a seconda della convenienza, accelerando o rallentandone l'attuazione. Noi vogliamo che si metta un punto fisso e che sappia il cittadino quali sono i propri diritti garantiti e chi amministra la giustizia, il giudice e il magistrato, quali sono i limiti entro i quali operare.